Che vuoi? Come che vuoi? Pietro? Pietro è in camera sua. Ancora non è pronto? No, non è pronto. Sta iniziando la partita. Basta con queste partite. Guarda che lui allo stadio non vuole venire con te. Non è vero. Sei tu che lo stai convincendo. Ecco, è arrivata finalmente. Mauro, ti prego, non ricominciare. Ma non ricominciare a fare che? Ti prego, siamo qui per parlare di Carlotta. Appunto, se dobbiamo parlare della bambina, tanto vale che ne parli con me, perché sennò io me ne occupo. No, è che lui non me lo lascia fare, in realtà. Io non te lo lascio fare. Ho sempre fatto tutto da sola. Tua figlia neanche la conosci. Eh certo. Adesso inizia a fare la parte della brava mammina che c'è stata sempre soltanto lei. Questo è il tuo alibi. Ma quale alibi? Ma che dici? Il problema è che vostra figlia è cambiata. Si è chiusa, non parla, non sorride più, non studia. Non studia perché la mia ex moglie la trascura. No, questo è quello che tu le vuoi far credere, ma non è la verità. Perché non è così? No. No, forse invece è ora che sappia di chi è figlia, no? Non capisce che mettermela contro fa male a lei. Non voglio che lo porti allo stadio, punto. Ma perché? Si diverte, è felice. Lo capisci? Signori, vi prego. Siamo qui per decidere come gestire vostra figlia, non per litigare. Giusto. Allora, cosa avete deciso? Signor giudice, non vedo alternative. Mia figlia è abituata a stare con me. Il padre non c'è mai stato. Ma non è vero. Sei tu che le stai facendo il lavaggio del cervello. Guarda che se voglio, Pietro fa quello che gli dico io. Ma capisci che mettermela contro fa del male a lei? Ma cosa dici? Ma come cosa dico? La verità? Scusate se mi permetto, ma io credo che in questo momento la cosa più importante sia vostra figlia. E io penserei solo a lei. Guarda che tua figlia sa benissimo chi sei. Lo vede. Fa di tutto per allontanarla da me. Anche. Ma perché? Se insisti, te lo metto contro. Andiamo, papà. Amore, mi ha detto la maestra che oggi sei stata bravissima a scuola, vero papino? Sì, oggi hai imparato qualcosa papà. Tesoro, mamma ha avuto un'idea migliore, perché non andiamo a giocare ai rigori? Magari allo stadio ci andate la prossima volta. Sicura? Sicura? Ciao amore mio. Ciao papà. Ciao Coc. Ciao piccolino. Quando potrà rivedere papà? Ogni volta che vorrai. Stamattina che non me la cantava, invece hai fatto bene, che così adesso. Banane fresche. Sì. Sì.